Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori, ovviamente agli ospiti in studio. In diretta dalla Francia, giusto? In collegamento dalla Francia? Sì, siamo a Clermont-Ferrand, nel quartier generale di Michelin, che sta presentando una grande alleanza con un gruppo cinese molto importante, Jiwa, ma soprattutto con un'azienda italiana, per lanciare sul mercato delle calzature tecniche delle suole targate Michelin. Ed è particolarmente interessante vedere che il design e la creatività italiana e anche il coordinamento delle operazioni sono stati appunto affidati a JV International, che è un'azienda italiana condotta da Ambrosio Merlo. Andrea, ti contatto perché ci interessava un tuo punto di vista. Qui stiamo parlando stamattina con tanti giornalisti locali, di televisioni, testate online e carta stampata, sull'informazione moderna, l'informazione, il giornalismo 2.0, quello che poi molte volte ha una deriva nell'informazione a chiappa clic di bassa qualità. Volevo sapere, siccome io lettore da diverso tempo di Affari Italiani, ho notato da quando ci sei stato te a maggio un cambio di tendenza. Tu sei diventato direttore comunicazione e tutti i lettori hanno notato una notevole sterzata, abbandonando quella che negli ultimi anni era tendenza a chiappa clic a favore di un approccio più di spessore, di giornalismo d'inchiesta, di qualità, di approfondimento. Ma allora, innanzitutto, non voglio attribuirmi meriti che non ho. Il mio è sicuramente stato un ingresso che ha contribuito a lavorare meglio o di più sul brand Affari Italiani, sulla sua riconoscibilità, sulla sua autorevolezza, e anche contribuito a rinnovare o ripensare determinate strategie. Devo dire che l'idea di avere un prodotto sempre più attento alla qualità, sempre più attento ai toni e sempre più attento al livello dei contenuti giornalistici e l'ispirazione e la strategia del direttore Angelo Maria Perrino da quando lo ha fondato. Poi è giusto notare quello che tu hai notato, anche perché abbiamo rinnovato completamente la tecnologia, la grafica del sito, per cui abbiamo un sito che ben si presta a riportare i contenuti all'attenzione dei lettori e riportarli nella maniera che tu hai descritto, quindi con più attenzione a livello qualitativo e rinunciando a qualche facile richiamo di attenzione che poi lascia molto il tempo che trova, perché io sono convinto che la qualità possa ancora competere con la quantità sul web. Cioè, quando si è autorevoli, quando si è capaci di dare una lettura originale, di dare delle idee proprie, la qualità può essere, ripeto, un buon avversario della quantità. Quindi Andrea, il classico esempio, no? Del gattino messo sotto sulla statale di montagna, che tu sai, no? I gattini e i canini sono sempre fenomeni, certo, con un grande richiamo di click. Si cerca, Affari Italiani, di stare più sul pezzo, di crearla, no? Sì, di fare questo, di avere una nostra lettura delle cose, una nostra linea editoriale. Noi siamo un quotidiano online da sempre libero da qualsiasi pressione, da sempre orgoglioso di avere una propria linea, una propria capacità di dare un'interpretazione, come dice Angelo Maria Perrino, croccante dell'attualità e di ciò che accade in Italia e nel mondo. Poi nulla vieta di toccare anche temi più popolari, ma di toccarli nella maniera giusta. Ad esempio, a proposito di Micini e Canini, noi abbiamo aperto una nuova rubrica proprio dedicata agli animali domestici, che però si chiama Vita da Canile, ed è un po' la storia di alcuni casi che poi lasciano e fanno anche discutere su certe politiche di gestione delle strutture, eccetera. Quindi siamo un approccio forse più dialettico, ma anche più partecipativo verso i lettori, perché tu sai che stiamo sviluppando molto la presenza sui social network, e questo ovviamente deve essere supportato dalla possibilità di creare interazione, creare interlocuzione. Si può, secondo te, ripercorrere questo cammino di Affari Italiani anche nell'informazione locale? Ma io trovo che la possibilità che ha internet, e quindi lavorando non solo sul web, abbiamo costi
decisamente più contenuti della carta stampata, e quindi questo da un certo punto di vista può anche consentire di sviluppare delle realtà locali. Noi adesso abbiamo una redazione a Roma tradizionalmente che produce cronaca romana, abbiamo una redazione a Bari per la Puglia, ne abbiamo corrispondenti a Napoli, in Emilia e nelle altre regioni, però quello che vorremmo riuscire a fare è appunto riuscire a definire meglio la localizzazione di certi temi, di certe questioni, perché è molto importante poter descrivere sul web anche la realtà locale, che è sempre una realtà interessante, anche per chi magari, non so, vuole seguire la vita della propria regione non abitandoci più. Questo è un altro aspetto importante. Cioè, c'è tanta gente che è originaria della Calabria piuttosto che della Sardegna e vorrebbe sentirne parlare, e questo sul web lo si può fare in maniera abbastanza dinamica. Certo. Andrea Radici, grazie mille di essere stati con noi, buona giornata in Francia. Grazie a voi dell'invito, saluto tutti i colleghi presenti, saluto i radioascoltatori, grazie a te, e curiosate su affariitaliani.it, leggetelo che fa bene alla salute. Ciao grazie a tutti. Mille, buongiorno.